Allora, Cecilia, come vi è venuta quest'idea di riprendere un'antica ricetta di bellezza? Allora, ci è venuta perché abbiamo fatto una ricerca, siamo molto curiose, abbiamo fatto una ricerca su internet e le patrizie romane utilizzavano tantissimo tempo per la cura della bellezza, sia del viso che del corpo, e quindi abbiamo preso una ricetta di Ovidio, chiaramente modificandola, dove abbiamo farina di d'orzo, miele, acqua e olio di mandorle per fare questo composto, quindi diventa praticamente una maschera di bellezza. In verità le antiche romane utilizzavano maschere costituite da composti organici, quindi corna di cervo, escremento di pennuto, utilizzavano moltissimo anche l'urina perché sbiancava i denti. Noi chiaramente nel 2018 le nostre romane non possiamo, cioè fanesi, matrone fanesi, non possiamo chiaramente consigliare questo, però questa è una ricetta molto molto carina. L'utilizzo di questa maschera si fa per? Allora, la facciamo per illuminare il viso, per purificare il viso. Comunque la cosa più importante è avere un viso luminoso, ossigenato, quindi dove togliamo la stanchezza. Questo abbiamo fatto anche un video tra l'altro su Facebook, per cui se qualcuno ha piacere sulla nostra pagina lo trova. Quindi prima di fare la grande sfilata della domenica per presentarsi al meglio, perché no, una bella maschera a tema anche questa. Assolutamente sì, anche perché al Dalia tutta la settimana avremo un trattamento d'aglioso romano, dove chiaramente non faremo la ricetta di Ovidio, ma abbiamo una maschera all'argilla rosa e uno scrub, un olio scrub per il corpo a base di pompelmo, lavanda, sale, perché anche il sale veniva utilizzato molto. Le nostre vesti saranno queste, per cui tutta la settimana noi saremo romani a tutti gli effetti.